Salve a tutti, oggi vi faccio una piccola guida di come inserire dei pattern qui in questa cartella. Questi sono quelli che ci dà di default il programma Silhouette Studio. Se noi facciamo ci creiamo un quadrato o un cerchio, quello che vogliamo riempire. Selezioniamo poi la nostra figura e ci inseriamo cliccando sul pattern qui, ce lo mette nel nostro disegno. Però quello che a noi oggi interessa è crearcene da soli o importare altri pattern da internet, oppure, come ho detto, ce li possiamo benissimo creare da soli. Questi due li ho fatti io, questi li ho scaricati da internet. Mi raccomando, devono essere sempre in JPEG perché altrimenti non va, non si vede poi come immagine, non riempi la nostra immagine. Quindi torniamo indietro. Come facciamo? Prima di tutto io mi sono fatta una cartella con tutte le mie immagini. Queste le avevo fatte in A4, ma non vanno bene perché quando andiamo a riempire la nostra immagine ci mette anche il bianco che si vede qua. Faccio vedere. Vedete, questo è il bianco che poi dopo si vede anche nel nostro disegno. Quindi io consiglio di fare sempre 30x30. Queste immagini qui è quella che avevo fatto io in A4 e l'ho messa appunto 30x30 e l'ho fatto con un programma di grafica. Bene, ora come facciamo? Ritorniamo sul nostro Silhouette Studio e andiamo in File, Biblioteca, Importa nella biblioteca e voglio importare questo. Faccio ok. Ah, mi raccomando, qui per vedere i file che sono nella cartella potete mettere tutti i file se avete anche altre, perché si può importare, penso, anche PNG, però non sono sicura. Io li ho fatti tutti in JPEG, quindi me li vede. Quindi importiamo nella libreria, facciamo ok, vedete che sta importando nella mia libreria e questo è il mio pattern. Lo voglio mettere nella cartella dei pattern, quindi prendo e lo trascino dentro. Vedete che me lo sta riempiendo, inserendo nella mia cartella. Quando sarà a posto, questo sparirà. Poi vediamo. Ed ecco qua che ha finito e se andiamo a vedere nei nostri modelli, questi sono i nostri, vedete? Ora vi faccio vedere, prendo ancora il quadrato, seleziono e inserisco il mio pattern. Vedete? È molto semplice, almeno io lo trovo utile. Anche veloce per riempire tutti i disegni che voglio. Bene, spero che questa piccola guida vi sia stata di aiuto e iscrivetevi al mio canale. Qualsiasi guida che vi serve perché non sapete usare un certo strumento, fatemelo sapere e vi farò un video. Per ora è tutto, ciao, alla prossima!